Friuli, vino e montagna, e vanno insieme, c'è la zona di produzione dei vini friulani, buona parte, cioè almeno buona parte della produzione dei vini d'eccellenza o è di collina o su pendii abbastanza scoscesi, quindi zone importanti, come in pratica lungo tutta la pedemontana alpina. Le zone collinari sono quelle più fortunate, una per le correnti d'aria che portano via le malattie fungine, e poi più sono scoscesi i declivi, più i filari sono diciamo baciati dal sole. Quindi questa è scienza ovunque. In Friuli Venezia Giulia c'è un altro particolare, la conformazione dei suoli, chissà perché è stata distribuita più fortunatamente, con più fortuna, dove c'è la collina e quasi la montagna, ma soprattutto le pendenze. Cioè, quando io parlo di montagna posso pensare ai picchi innevati, però penso soprattutto alle pendenze, alla coltivazione della vite, che è cosa molto impegnativa e, come in altre zone d'Italia, è faticosa. Viticoltura eroica è un concetto un po' grosso, cioè io non lo sposo perché non mi piace linguisticamente, ma sicuramente arrampicarsi su dei pendii, chiunque frequenti la montagna è abituato a far fatica, diciamo che il coltivatore vorrebbe farne un po' meno, perché non sceglie uno sport faticoso per togliersi le fisime o scaricarsi, cioè è lavoro, quindi già pesante lavorare e in più arrampicarsi, eccetera, ma soprattutto sui declivi, sui pendii, su quasi quelli che si possono definire dirupi, non ti puoi avventurare con delle macchine e quindi con la tecnologia. Quindi ogni trattamento antifungino oppure di protezione, ma anche dalla potatura alla fertilizzazione, eccetera, anche dal fatto di dover togliere le erbacce, va fatto manualmente. Quindi è molto impegnativo. In questo senso capisco che è eroica. Per fare un vino buono lo devi programmare dal giorno in cui pianti una vite o la erediti dai tuoi avi o da chiunque, o la compri, e da quel momento lì imposti un vino. Attenzione, non è costruire un vino artificialmente, però devi seguire delle pratiche, le buone pratiche agricole che porteranno ad ottenere un buon prodotto. Cioè non devi trascurare niente per ottenere un vino mediamente buono. Per ottenere l'eccellenza devi avere il santo che ti dà una mano, il tempo che te ne dà due e la bravura. Cioè il vino non si improvvisa. Mi fai mettere il piede in una specie di polemica attuale. Si parla di vini naturali. Sembra quasi che il messaggio trasmesso sia: l'uva da sola diventa vino, va quasi in bottiglia da sola. Balle, scusa il termine, ma l'uva schiacciata fermenta, se non la orienti a diventare vino, diventa aceto. L'aceto non piace neanche a chi sostiene, attenzione, la terminologia vini naturali. I vini devono essere buoni, fruibili, un bicchiere deve tirarne un altro, senza esagerare, però deve essere una gioia bere un bicchiere di vino.